Kuj, ben ritrovati dal vostro Andralink 91 su Yo-Kai Watch Blasters. Cos'è successo? Perché non ho caricato più Yo-Kai Watch Blasters? Perché stavo allenando la squadra. Davvero, c'è voluto un casino di tempo per allenare la squadra. Giorni e giorni di grinding. Quindi oggi continuiamo dunque la missione del capitolo 11. Continuiamo il capitolo 11, ma non lo finirò. Oggi farò solo questa missione del capitolo 11, poi inizieremo questo capitolo qui. Sì, ho fatto anche Momotaro Hunter e quindi ora c'è anche Momotaro Hunter 2. E vabbè, quindi penso che faremo anche queste due. Non lo so, vedremo poi. Intanto oggi facciamo affronta la squadra Blaster B. Il sergente Quadro rianima l'inarrestabile squadra leggendaria. Accettiamo questa missione allora. Danni a panna soffiata. Chi ho affrontato allora? Ho affrontato Robonian allora, sì. Sì, sì. Alla fine, se scopri come batterlo, è un buon allenamento, eh. Devo ammetterlo, l'ho affrontato, è stato un buon allenamento. Ah, non sono ancora carico con X, ok. Ok, dai, dai, su. Sergente Quadro. Dove va? Scappa? Ma che fa? Scappa? Perché scappa? C'ha paura? I livelli della squadra sono abbastanza alti. Non sono niente male davvero. Oh vabbè, Gibanyan al 70 perché è il mio main. Poi ho Ragabatrax al 65, Sedornian al 64 e Usapion 70. Ma wow, me l'ha mandato giù? Davvero? Come ha fatto? Allora Sergente Quadro deve essere fortissimo. Beh, resistere resiste però, a quanto pare. Dai, ci siamo quasi, ragazzi. Un altro attacchino. Ma dai, cosa faccio? Mi frego da solo? Siete diventati davvero forti, truppa. Sono fiero di voi. Bene, andiamo a cercare anche gli altri. Allora, che un altro, eccolo qua. Meno male che vanno in giro e non stanno fermi in un punto. Oppure per sfortuna. Non dovrebbe proprio essere una fortuna. Però Amplicamp, sì. Ok, Amplicamp va giù abbastanza velocemente. Sto vedendo, Va bene che ho l'attacco X potenziato, ma penso che comunque sia, conti poco, Vai Amplicamp. Come va giù veloce, che bello. Oh, difesa potenziata grazie a Ragabatrax, che sto vedendo è utilissimo. E magari lo scambio con Onirosp, non lo so. Che anche Onirosp ha spirito. Al 32 ha un casino di spirito, cioè è fortissimo. Sto vedendo diversi yokai da allenare e davvero mi si sta aprendo un mondo di prospettive sui sub-blaster che non credevo possibile. Ci sono tantissimi yokai forti, tantissimi validi. Questo che è? Vigorium Alpha. Ah, io pensavo guardi una bomba. Invece no. Oh, però Nevina? Nevina sta resistendo. Inoltre, non so se con questa missione, ma si possono anche reclutare. Praticamente a fine missione c'è una cutscene, mi sembra di aver letto. E decidono se venire in squadra con te. Però ovviamente è basato sull'RNG, non è basato sul... in quanto tempo li sconfiggi. Dipende l'RNG, quindi va a fortuna praticamente. A meno che tu non sappia fare come su Pokémon, che manipoli l'RNG e allora sai come farti venire i Pokémon shiny con le Eves a 31. Altrimenti devi passare ore a bridare. E qua lo stesso, qua non so come si manipola l'RNG, quindi va molto a fortuna alla fine, Vediamo un po', eccolo, Tridonio. Lo faccio, può farmi un po' di danni, ma lo faccio così perché sopra c'è l'altro yokai che voglio affrontare con il tasto X subito. Felicio! Ah, Felicio, però non so quanto possa essere forte, Beh, insomma, non l'ho mai usato, né su Wibble Wobble, Puni. O Yo-Kai Watch 1 e 2 mai, perché proprio hanno yokai che non mi interessava minimamente. Dai! Oh, ok. Aspetta, che succede?
Ok, basta con il riscaldamento. Come riscaldamento? Adesso si fa sul serio. Dove vuoi andare? Sul ring? Accidenti. No, 4 contro 4. Vai, la mischia! Mi piace la mischia! Questa gente quadra è forte! No! Mannaggia! Oh, scappa! Oh, non mi ha preso! Non mi ha preso! Quando carica il colpo è pericoloso, eh! Quando carica il colpo è pericoloso, ti manda KO! Però almeno uno ero sicuro. Ecco, questo è il... Posto così? Finisce così? La squadra leggendaria è stata abbattuta? Sì! Maestro Mew, cosa ci fai qui? Volevo vedere di che pasta sono fatti. E l'unico modo per farlo è rimetterli e mettere la prova personalmente? Beh, pure questo è forte, eh. Accidenti. È molto resistente. Non so se è forte quanto Emma, ma penso che Emma sia lo yokai con la statistica più alta. È andato ragazzi, vai. E finisce così allora, niente amici, niente cose, niente dialoghi. Non solo avete sconfitto la squadra leggendaria, ma anche me. Ah, che bello essere presenti alla nascita di una nuova leggenda. Vittoria! Sono così fiero di voi! Questa battaglia entrerà nella storia dei Blasters. E allora andiamocene da qui, a testa alta. Siamo felici. Cioè, siamo felici, insomma. Siamo felici fino a un certo punto, perché... Niente amici, niente amici. Insomma, pensavo peggio. Oh, secondo premio. Buono. Allora, sergente quadro, che te ne pare? Fantastico, è stata una grande battaglia. Che cosa? Non pensavo proprio che avremmo perso. Belli, siete tutti magnifici. Gli è andato davvero bene, sergente quadro. È stato eccezionale, il futuro del Blaster promette di essere radioso. Siete così forti. Allora forse potrete riuscire dove noi abbiamo fallito. Di che cosa stai parlando? Una volta eravamo la squadra leggendaria. Ma in realtà abbiamo fallito un po' di missioni. Che cosa? Esistono missioni così impossibili? Tutte queste missioni sono estremamente difficili, ma voi ci avete dato una bella lezione nell'ultima battaglia. Quindi se c'è una squadra in grado di superarle, siete voi, truppa! Sergente Quadro. È la fine di un'era, non ho nient'altro da insegnarvi. Avete superato il durissimo maestro che vi ha allenato. Che cosa stai dicendo che vai via? Non resterai qui? Non sarà mai più lo stesso senza il tuo sergente quadro. Non giungete a conclusioni affrettate. Non sarò più il vostro istruttore intransigente, ma sarò vostro compagno di battaglia. Non vedo l'ora di lavorare con voi. Ok, sergente quadro viene con noi allora, mi sa di standard, una cosa. Ma questo? Oh, sei l'alleato che tutti vorrebbero. Beh, in questo caso forse anche Nevina si unirà a noi. No. Neanche per sogno. Che dici? Oh, lo sapevo. Il futuro dei Blasters dipende da voi. Inoltre, se dovesse servire, sarò felice di darvi una lezione ogni tanto. Se vincerete, allora forse mi unirò anch'io alla vostra squadra, se vi va. E vai, Nevina! Perfetto, allora. Ora tocca a voi entrare nella leggenda. Andiamoci dentro. Ok. Praticamente noi dobbiamo riaffrontare la squadra e riuscire a batterla, ovviamente. E forse un altro componente si unirà. Però adesso non è il momento. Beh, ci sono Cattiva e anche il grande Kabukiyo. Batti Super Ferimonio e Super Can Can. Supera il test e unisciti all'armata del coniglio sulla luna. Accettiamo questa missione allora. Andiamo! L'ho fatta in parte, più o meno, sempre nell'online. E l'ho anche detto che volevano andare ad affrontare Super Ferimonio e Super Can Can. Una volta sconfitti qui nell'Overworld, siamo andati sul campo di battaglia vero e proprio. Dire che ci hanno asfaltati è poco, non rende bene l'idea. Ci hanno letteralmente fatto a pezzi. Io scappo. Devo avvicinarmi, dovevo ricaricare la mossa più che altro. Ok.
Non serve saltare fuori dal cerchio. L'importante è che non ti prende. Se tu fai la schivata non ti prenderà mai. No, 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 sta arrivando Kankan. No, 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 no. Kankan, no, ci ha visto, niente da fare, ci ha visto. Ecco, butta le sue, i suoi teschi, butta. Sto polizocchio ha rotto le scatole, eh. Ragazzi, mi sa che è un po' difficile, eh. Ecco, super felimonio, va. Mamma mia, che succede qua? Un amico sta per perdere i sensi, mi dispiace. Ma perché sto su Super Kankan? Felimonio, dai. Oh, che dolore. Ma dai, no, ma non mi stavo, non stavo neanche nella... Mannaggia a voi. Vai, chi becco becco, l'importante è che lo becco. No, non ditemi che non basta neanche l'allenamento che ho fatto per battere questi, eh. Cioè, sarebbe davvero assurdo, ragazzi. Mi sono allenato duramente. Dove corri che non c'è niente lì? Ah, basta, scappa! No. Wow! Attenzione! No! Mamma mia! Vale, macchinette, faccio andare. Macchinette, aiuto! Ma dai, ma sono da solo? Ma cosa fate? Ah no, c'è Raga Batrax ancora. Ma è mezzo morto, Raga Batrax. Che beh, fino all'inferno mi insegue. No, questo è da fare in squadra, ragazzi. È impossibile, se no. Aiuto! Ma non finiscono più! Ah, aspetta, Felimonio è andato! Ecco, Felimonio è andato, bene, bene. No! Ma proprio al limite! No! Ah! Cavolo, non basta mai l'allenamento che fai, non basta mai. Non basta mai l'allenamento che fai. Cosa devo fare allora? Cosa devo fare? Domani torniamo su Yo-Kai Watch Blaster, distruggiamo Kankan e Felimonio e poi andiamo avanti con la storia di Coniglio Lunare, che poi una volta finita si aprirà anche una nuova slot Kai e potrò usarci delle monete che ho raccolto tempo fa. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione trovate sempre i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, bye bye!